Prova audio. Perché non inquadri? Quadra me la prova audio. Pausa, è anche mago. Certo. Assistente. Allora, ti faccio vedere tutte le carte normali tranne una. Tieni un attimo. Questa. Okay. È bianca, posso farla vedere? Sì, sì, farla vedere. Faccio vedere, è bianca. Bianca. Tieni un attimo. Si riesce? Ok. Assistente. Scegli una carta. Una a caso? Questa. Okay. La faccio vedere? Allora, in camera? Camera. La guardo io? Sì. La guardo io? Ricordala, mi comando. Sì, okay. Sì, sì. Sì. Sei. Ci sono. La carta bianca. Ora? Io vado a mettere più o meno la carta bianca in mezzo, ok? Schiocco le dita e torna in cima. Ok? Metti wow. La mano così. Questa qua non è la tua carta, giusto? Ok. Prendo la carta bianca e la metto qua sopra. Ora ci disegno sopra la tua. E ora la carta bianca è diventata. Gira. Però, visto che poi torno una volta lo posso fare. Vabbè. Ci siamo? È il rec? Siamo sicuri? È proprio vero? Ma sei sicuri? Siamo sicuri? Speriamo che sia. Speriamo sia in rec. Devo cercare il barbieri che non lo trovo. Il barbieri. È venuto okay. Il cane e se n'è andato. Fine, non lo trovi più. Dimmi te. Vado. Ciao a tutti, benvenuti nel backstage. Oggi vi farò vedere quello che ho fatto io. Tipo, questo l'ho fatto io, il nuovo logo al CEDO. Poi, questo l'ho fatto io, lo stendardo al CEDO. E anche la tovaglia l'ho fatta io. E no, l'ho fatto io, figlio. Ma io questo l'ho fatto io. Cazzo. Sì. Boia. Dio. Bon. Adesso l'ho fatto io. Vabbè, andate a letto, la sera presto. Vai. Non uscio, informatevi, leggete i fumetti, giocate. Poi abbiamo un'altra versione di Harley Quinn, venga pure, venga. Tra l'altro è una Patreon. Bra, un bel complimento. Un'evviva, un'evviva. Ah, dove vive? Dove vivi? Dove vivo? A Domino. A Domino? Sì. E che cos'è? È il mio regno, sono una principessa. Un regno? Ah, adesso sei una principessa, non sei più una regina. No. Cambiato. Sì. E c'ho un potere. Papà, ho la tarma del drago. Incredibilmente hanno capito che stavamo riprendendo e sono passati dietro. Un applauso a loro andrebbero. Grande, così si fa, questo è qui. Anche a fare la spesa ormai io mi vesto così, tutti i giorni. È comodissimo. Che fai? Niente. Ah, ok. Ok, invece, personaggio maschile della DC preferito, qual è? Tipo Boomerang. Ma c'è un Capitan Boomerang qui nel pubblico? Wow! Eccolo! Esci di qui! Sono qua in mezzo a voi! Vieni di qua! Sono qua in eccolo mezzo a voi! E tu chi sei? Al CEDO! Ah! No! No, fermi! Distruggiamo la fiera! Sono Boomerang, posso distruggere ciò che voglio! Vai a vedere l'unicorno! Cosa sei? La volpe! La volpe di cosa? Del Piccolo Principe! Oh, complimenti! Non si vedono spesso cosplay del Piccolo Principe. Quanto ti hanno pagato per fare questo cosplay? Niente, semmai io ho dovuto pagare le persone per fare coppia con me. Davvero? Incredibile. Una cosa. Chi hai pagato e quanto? Tanto, una persona con cui feci il piccolo, cioè lui fece il Piccolo Principe. Quanto hai speso? Te lo dico dopo. Ah, dopo, cioè le prostituzioni in cosplay degli uomini, perché in questo caso era il Piccolo Principe. Quindi abbiamo scoperto che gli uomini si prostituiscono per fare cosplay. Parecchio. Però la cosa strana è, come fa una volpe a tenere in mano se stessa?
Non lo so, ma questa è un peluche di pezza, quindi ci può stare. Vuole ripassare un'altra volta? Qualcun altro vuole passare? E quindi? Cosa pensi delle persone che mi passano davanti in continuazione nei video? Di dare fuoco a tutte, una per una. Ecco, così è finito. Quattro volte. E quindi? Vabbè, fare un saluto a casa? Sì. No, un saluto a nessuno. Che pazienza. Basta, non si può. La lingua ci sta sempre. Vuoi dire qualcosa a casa? No. No. Disperata tua mamma. Sì, sì. È meglio che non gli dico niente. Che ti dice? Cosa fa? Niente, è disperata, non sa più cosa dire. Quindi mi lascia. Basta. Ormai. Fa quello che ti pare, tanto oramai, giusto? Ha rinunciato. Ha rinunciato, visto. Come hai fatto a collarti uno così te invece? Dio li fa e poi la coppia. Hai visto? Vai, andate a accoppiarvi allora. Andate. Da quanto aveva paura è scappata. Pure da batti, ma non puoi avere paura. Hai avuto paura, eh? Tachicardia proprio. Vieni. Ma possibile, sei inutile, sei, non rispondi. Sei inutile. Siamo delle merde. Ma parla con per un ritorno super saiyan. Allora, dopo un po' arrivi e spruzzi. Dopo un po', quanto ti pare? Appunto, magari 10-15 secondi. Non di qua che se no. No, sì, sì, sì. Conta 10-15 secondi e entri, sì. No, dopo resti. Ti dico, che cazzo fai? Scusa, posso bere? Bevi, fa quel che ti pare. Allora. Purtroppo non ci sono come le Wins, sono sola. Ragazzi, se volete accompagnare lei nel cosplay dei Wins, fateci sapere nei commenti quali personaggi fa, che personaggio puoi fare delle Wins. Cioè, loro... Beh, mi mancano Flora, Stella, Mula, Tecna, Isha, tutto. Scrivete nei commenti chi vuol venire. Che fai? Ho detto Comics. Stacca, no? A Lucca Comics! A te. Ma che fai? Pausa, da quanto è una fidanzata? Non siete insieme? No, non siamo insieme. Ah, infatti mi sembrava che Pausa fosse fidanzato, non ha la fidanzata Pausa. Ma è uguale a Pausa, cioè dillo che è uguale a Pausa. Aspetta, tu vieni qui. Sì, era mezz'ora dopo. Vieni qui. È uguale a Pausa. Sì, uguale, sei uguale. Dobbiamo cercarlo su internet, Pausa, perché io non ho manco idea di Francesco Celladini, uguale, identico, solo che lui è... Hai trovato, sai chi? Un mago. Magica e sembrai con la fantasia. Tu sei fortissima, combatti contro il demone insieme a noi. E fa qualcosa, te lo fai un cazzo. Dallo Spezia Comics è tutto. Basta! Mi piace, mi piace. Via, via tutti, via tutti. Ora intervisto quello della Marvel. Ma perché ti ce ne fai folli che ti piacciono? Marvel merda però. Sì, Marvel merda, ricordiamolo. Perché sennò, Marvel merda. Sennò non andiamo più d'accordo. Marvel merda forever. Aspetta, vai, rifalla. Andiamo via, andiamo via. Lascila parlare, lascila parlare. Vado via. Ci sei, a posto, hai preso tutto, possiamo iniziare. Sono messi bene? I miei capelli sono messi bene? Chi se ne frega? I miei capelli sono messi bene? I miei sono bellissimi. Complimenti. Qua, vieni qua, vieni qua. Sei il primo che si ferma, ti faccio i miei complimenti, senza inquadrarlo. Complimenti, grazie, grazie. Passo o non passo? È il primo, eh?
Prendici un attimo di... Credibile, oh, bello lui. Ho fatto io. Ho fatto tutto lui. Dai. Ci, ciao. Che devo dirti? Non lo so. Non lo so. Siete quello delle domande? Ah, sì. Elena, vieni qui, vieni. Vieni. Ecco, come sei venuta, vattene. No, vattene, via, ne vado io. Vieni, vieni, Ucce. Cioè, perché ci stiamo stringendo sempre di più? Perché magari non... freddo. Ah, abbiamo freddo, fa freddo. La cosplay, ma è troppo piccola per comparire. No, no, meglio di no, meglio di no. Basta. C'è una cosa brutta, è tinta, cioè non va neanche via questa qui, è una tinta per vernice, cioè gomma piuma, è. Ma che schifo è! Questi! Ti spacco la faccia, dai, che schifo! Perde merda! Curatemi, curatemi! Curatemi! È schifo! Mi spiace, spruzza, 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 oh, dai, qui, oh, no, bevi, oh, bevi per dimenticare. Vai via, vai. Sei la, la cosa peggiore che mi sia mai capitato. Via, c'è una cosa che odio in fiera, sono gli Hulk. Fanno cagare. Dai, via. Fuori la... Oh, ah, io pensavo di tagliare. Cerchiamo di salvarla prima. Oh, appoggiamo. No, no. Fermi, mi serve. Sei stato contagiato ormai. Dov'è finita Silvia? Quando serve? Quando serve? La... Vieni qui. Vieni qui. Tienimi il microfono. No, il microfono, devi tenere di qua il microfono, non c'è neanche far quello. Salve. Così, dico. E tienno. Costa più che te. Che schifo. Che schifo proprio. Orribile. Senti, si sono messo. Meno male. Ho salvato le mie dita. Soprattutto questa. Vabbè. Schifo la madre. A me mi piace sempre quel coso lì. Non lo posso portare via. Ti dà l'unicarno? Ma i piedi come ce li ha? Ecco, guarito. Pure scalzo. Sono guarito, ce l'ho fatta adesso. Venite a vedere che cosa dovete fare con i fumetti Marvel. Così. Chiedere? Devo insultarla io? Questo cosplay come l'hai fatto? Ma perché non dovevo bloccarlo, se ne è avuta male. Ma ci è rimasto male, che i capelli si sciuppano dopo un po'. Ah. No, è che poi dopo... Perché lui è passato davanti? Perché lui è Jack Sparrow, proprio. Vabbè. No, è che... No, vabbè, nel senso. Vabbè, comunque, quanto ci hai messo? Hai finito! C'ha il frise in testa, hai finito! Guarda che a lei piace il rum. Buonissimo il rum, sì. Quindi che ha detto che è buono il rum? Assolutamente sì. Un saluto a casa? Ciao casa! È la nonna lei di Noah. No, la mamma, sono una mamma, la sono mamma, una nonna. Ha fatto tutto lei. Mettiamo subito le cose in chiaro. Sì. Se qui c'è qualcuno che ha fatto le cose, sono io. C'è il diritto, c'è il signore là. Per ogni volta che si dice l'ho fatto io, c'è da pagare una multa, una penale. Solo io posso dirlo. Ah, benissimo. Allora... Vero? A volte. Posso aggiungere una piccola chiosa. In quanto a involuzione della specie, abbiamo un perfetto esemplare. Ma guarda... Non sono il tuo specchio, eh. Risate, applausi. Arrivederci. Grazie mille. Dai, recupero mia... Basta così.
Stacca. Sì, ho il potere di fiammare il drago. Fiamma il drago? Che è? È un dragone di fuoco. Come fa? Beh, quando sono incazzata, mia. Facci un esempio. Guardi la telecamera che... Che paura! È scappato anche il cameraman. Attenzione! Attenzione! A Lucca Comics, stacca!